Venezia, 25 aprile 2024, il giorno X è arrivato. Al via dalle 8:30 del mattino fino alle 16 il contributo d'accesso per i turisti giornalieri che vogliono visitare la città d'acqua. 5 euro per chi viene da fuori regione, mentre l'esenzione con obbligo di registrazione per una serie di categorie: forze dell'ordine, minori, disabili, studenti, lavoratori, residenti in Veneto. Ma com'è andato il primo giorno di controlli? I primi varchi che incontrano i turisti sono in Piazzale Roma e fuori alla stazione ferroviaria. Qui gli steward del comune controllano il QR code e chi ne è sprovvisto viene indirizzato negli appositi gazebo per pagare il contributo o ricevere l'esenzione. A poter elevare le sanzioni gli steward in pettorina arancio, dirigenti comunali. Noi siamo di Padova, ci siamo registrati comunque, anche se oggi non ci fermiamo a Venezia ma facciamo le isole. Quindi però la registrazione l'abbiamo fatta. Veniamo da Milano, ci ha registrato, è stato abbastanza semplice. Sì, nessun problema. Veniamo dalla provincia di Bari, pugliesi. È stato molto facile perché grazie all'aiuto della struttura ci ha consentito di registrarci e quindi entrare facilmente qui a Venezia. Veniamo da Corto Sant'Elena in provincia di Cagliari. Sì, abbiamo pagato 5 euro, ci siamo registrati sul sito. E è stato controllato il QR code? Sì, è stato controllato, confermo. Veniamo da Marsala, è abbastanza facile, c'è un ufficio apposito all'uscita della stazione, è molto facile comunque. Vengo da Napoli e mi sono registrato per oggi e per domani. Sì, ci siamo registrati, è il primo giorno che siamo qui, noi veniamo dalla Calabria e soggiorneremo qui, pernotteremo due notti e ci siamo registrati perché abbiamo l'esenzione. Ora non ci resta che visitare questa bellissima città. La misura varata dall'amministrazione Brugnaro divide i turisti. Se in tanti ne lodano la velocità di registrazione e l'obiettivo di tutela della città, c'è chi storce il naso per il costo. È una famiglia, penso che abbia un po' di problemi a volte a pagare questa cifra se sono più di due in famiglia. Non la vedo una cosa più di tanto utile, perché se uno deve venire paga i 5 euro, è sempre le solite tasse che mettono perché devono recuperare soldi. La gente poveretta che viene da, non ha i mezzi, se ne deve stare a casa. Essendo i cittadini italiani che abbiamo già tante di quelle tasse che noi paghiamo sulle buste paghe. Ai veneziani ovviamente non è richiesta registrazione, basterà esibire un documento di identità. Ma io non glielo do se non è un pubblico ufficiale, deve essere o un vigile o un carabiniere o una di questura. In ogni caso il varo del contributo non ha frenato l'arrivo dei turisti che come ogni 25 aprile invadono la città, complice anche una bella giornata di sole. Noi abbiamo visto turisti che hanno alzato il qualcosa dicendo io ho pagato ma in maniera soddisfatta, come dire io voglio aiutare questa città, è l'atteggiamento giusto di rispetto che i cittadini veneziani si aspettano, perché rispetto chiama rispetto, noi non vogliamo diventare come Barcellona, che un domani ci sono le lenzuola sotto le finestre dicendo turisti go home, questa roba qua noi non la vogliamo, perché Venezia è città inclusiva. Il sindaco ipotizza per il prossimo anno tariffe spalmate. Tariffe diverse in base alle giornate per spalmare le persone e perché se magari qualcuno può andare magari a vedersi anche il centro di Treviso, di Padova e di Verona, a noi va bene. In mattinata 300 manifestanti partiti da Piazzale Roma hanno sfilato contro il contributo d'accesso, con qualche momento di tensione subito rientrato. In ogni caso, secondo il comune, l'esordio del ticket è andato oltre le aspettative. Alla fine della giornata i registrati sono oltre 113.000, i paganti 15.700 e in piazza San Marco si continua a festeggiare.